Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Dalla famosa corsa per esplorare lo spazio e mettere piede per primo sulla Luna, la NASA ha assunto un ruolo guida nel campo dell'esplorazione spaziale. Sono la nostra principale fonte di informazioni su ciò che accade sopra di noi. Ma cosa succederebbe se la NASA non ci rivelasse tutto? Oggi ti mostreremo 20 cose scoperte dalla NASA che ti faranno venire gli incubi. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Qui osserviamo un'imponente formazione rocciosa sul misterioso pianeta rosso Marte, che ricorda un'antica divinità del passato. Si potrebbe quasi confonderlo con un'opera d'arte da museo. Questo fenomeno intrigante è stato scoperto dal rover Mars Opportunity della NASA. La formazione rocciosa è paragonata a una divinità neoassira chiamata Nabu, il dio della saggezza. Potrebbe essere possibile che gli antichi assiri avessero un modo incredibilmente avanzato di viaggiare nello spazio, persino su Marte, lasciando dietro di sé opere d'arte durature. Oppure esiste la possibilità che gli esseri extraterrestri con in mente una divinità simile abbiano creato questo sulla superficie marziana. Tu cosa ne pensi? Numero 19. Il coraggioso rover Curiosity della NASA ha recentemente fatto una misteriosa scoperta nel desolato paesaggio di Marte. Il 1 aprile del 2023 sono state scattate delle foto che mostrano una roccia che sembra essere ricoperta di sporgenze o spine. Questa peculiare struttura si trova alla base del massiccio cratere Gale, che è largo circa 154 km. Si ritiene che il cratere Gale, di età stimata tra 3,5 e 3,8 miliardi di anni, contenesse un vasto lago che ora si è prosciugato. Hanno inviato il rover Curiosity su questo cratere nel novembre del 2011 a causa della presenza di acqua nel lontano passato di Marte. Il rover studia il clima e la geologia del pianeta e si prepara per la futura esplorazione umana di Marte. Tuttavia, le persone hanno paragonato la scoperta della NASA a una lisca di pesce oppure al ramo di un maestoso abete rosso. Altri sostengono che questa formazione complessa sembra improbabile che si verifichi naturalmente sulla Terra. Numero 18. Durante la missione STS-48 del 15 settembre del 91, lo Space Shuttle Discovery, sotto il comando del capitano John Crichton, si trovava a quasi 560 km sopra la superficie terrestre. L'equipaggio ha svolto varie missioni, incluso il dispiegamento di un satellite per la ricerca atmosferica. Ciò che rese questa missione intrigante, tuttavia, fu il contatto segnalato con un UFO descritto come un velivolo simile a un disco volante. Secondo quanto riportato, ad un certo punto della missione, lo Space Shuttle sembrava essere circondato da un oggetto inspiegabile. Uno degli astronauti ne parlò apertamente, affermando di credere di essere seguito da una navicella extraterrestre. Poco dopo, però, tutte le comunicazioni si sono perse, il che ha portato a ipotizzare che l'astronauta ha passato rapidamente a un canale privato per descrivere ciò che stava osservando. Oltre alla potenziale presenza di esseri extraterrestri, potete immaginare quanto devono essere rimasti sorpresi gli astronauti. Numero 17. La recente pubblicazione di nuove foto da parte della NASA che ritraggono il Mars Curiosity Rover ha eccitato molto i teorici della cospirazione. Il veicolo che sta attualmente esplorando il pianeta rosso alla ricerca di segni di vita ha catturato un'immagine che sembra raffigurare un laboratorio umano che ripara la navicella spaziale. Ciò ha scatenato accesi dibattiti sull'esistenza della vita su Marte e non solo su qualsiasi forma di vita, ma anche su quella umana. Potrebbero i governi nasconderci più di quanto avessimo immaginato? L'ombra nella foto ricorda una figura maschile, facilmente riconoscibile dai capelli arruffati, dall'assenza di casco e dalla presenza di una bombola d'aria e tuta protettiva. Queste speculazioni seguono le affermazioni fatte da Gary McNigron, dopo aver scoperto dei documenti riservati che suggerivano l'esistenza di ufficiali extraterrestri. Tuttavia, gli scettici sostengono che il rover Curiosity potrebbe non essere nemmeno su Marte, suggerendo invece che sia sulla Terra, mantenuto e pulito dagli esseri umani. Numero 16.
Durante la storica missione Apollo 16, l'equipaggio incontrò brevemente un oggetto volante non identificato, suscitando molte speculazioni. Mentre gli astronauti John Young, Thomas Mettangley e Charles Duke tornavano sulla Terra dopo la loro missione sulla Luna, riuscirono a catturare circa 4 secondi di riprese video dello strano oggetto. Questo filmato, registrato con una telecamera da 16 mm, mostrava prevalente l'UFO vicino alla Luna, prima che scomparisse dalla vista della telecamera. Quando la telecamera fu nuovamente messa a fuoco sull'oggetto, questo riapparve. Mentre gli appassionati extraterrestri erano entusiasti, la NASA chiarì che l'oggetto in questione non era un UFO alieno. Numero 15. Nel 69, Neil Armstrong e Buzz Aldrin entrarono nella storia come i primi esseri umani a mettere piede sulla Luna durante l'Apollo 11. Tuttavia, l'Apollo 17 del 72 segnò l'ultima missione lunare mai condotta e da allora non siamo più tornati. I piani per l'Apollo 18, 19 e 20 furono infine sospesi a causa di vincoli di budget. O forse c'era un altro motivo? William Rutledge, un ex impiegato dell'aeronautica americana, sostiene l'esistenza di una missione sovietico-americana altamente segreta chiamata Apollo 20. Secondo lui, l'Apollo 20 atterrò il 16 agosto del 76 e prese di mira il cratere del Port, un luogo di impatto nel lontano lato della Luna, perennemente nascosto dalla vista della Terra. L'obiettivo principale della missione era indagare su un'astronave extraterrestre rilevata per la prima volta dall'equipaggio dell'Apollo 15, del 71. Il racconto di William suggerisce che gli astronauti non solo esplorarono un'antica città lunare, ma entrarono anche nell'astronave aliena. All'interno del velivolo recuperarono vari dispositivi alieni e li portarono persino uno dei piloti alieni deceduti sul loro modulo lunare, guadagnandosi il soprannome di Mona Lisa dello spazio. William sostiene inoltre che un'analisi della densità dell'impatto dei meteoriti ha fornito delle prove convincenti che ci sia la città lunare e che la navicella spaziale esisteva da circa 1,5 miliardi di anni. Numero 14. Una fotografia della missione Apollo 14 ha sollevato dei dubbi sulla misteriosa luce blu catturata al suo interno. Poiché la foto è stata scattata all'aperto con il sole sotto l'orizzonte, la possibilità di un riflesso sull'obiettivo sembra improbabile. Si sostiene che Edgar Mitchell, il pilota del modulo lunare, abbia rilevato sul letto di morte a un confidente anonimo che le missioni Apollo erano strettamente monitorate da queste enigmatiche luci blu. Presumibilmente li ha visti in prima persona e ha affermato che non si trattava di riflessi sulle lenti. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno una prospettiva unica del nostro pianeta da oltre la superficie terrestre. Da questo punto di vista, occasionalmente, assistono a fenomeni che sfuggono all'osservazione a livello del suolo. Nel settembre del 2021, gli astronauti Thomas Pesquet e Andreas Mogensen a bordo della ISS hanno osservato una vivida luce blu illuminare i cieli sopra l'Europa. Si dice che questi fenomeni si verificano quando i fulmini sparano verso l'alto dai temporali e penetrano nella stratosfera. Tuttavia, la presenza della luce blu nella foto dell'Apollo 14, così come le testimonianze di Edgar Mitchell, rimangono un mistero. Numero 13. Questa immagine inedita, scattata durante un'intervista al centro ricerche della NASA in California, ha scatenato intense speculazioni tra i cacciatori di alieni. Affermano che la visualizzazione involontaria della foto fornisce la prova della convinzione di lunga data secondo cui la NASA ha conoscenza di visitatori extraterrestri intelligenti sulla Terra e sulla Luna, ma nasconde intenzionalmente queste informazioni per proteggere l'ordine religioso e sociale. Durante l'intervista, gli spettatori più attenti hanno notato questa immagine intrigante su una scrivania. Secondo i teorici della cospirazione, l'immagine sul tavolo presenta delle chiare forme geometriche, inequivocabilmente distinte dalle formazioni naturali o dalle rocce lunari. Alcuni addirittura suggeriscono che un coraggioso dipendente della NASA abbia lasciato intenzionalmente le foto visibili per portare alla luce la verità. Fin dalla loro prima apparizione nel 2012, queste foto continuano ad alimentare discussioni e a sollevare interrogativi. Numero 12. Durante l'atterraggio del rover Perseverance della NASA nel 2021,
detriti sparsi sul sito di atterraggio, inclusa una strana palla di materiale aggrovigliato, ha creato dei dubbi. La NASA afferma che si tratta di una rete Dracon, spesso utilizzata nelle coperte termiche per proteggere i veicoli spaziali dalle temperature estreme. Altri credono che si tratti di un essere vivente non identificato trovato su Marte. Tuttavia, la NASA suggerisce che la strana palla potrebbe essere stata causata da un incidente vicino al carrello di atterraggio del rover. Cosa pensi che sia? Facci sapere nei commenti. Numero 11. Durante una missione del 2006, l'equipaggio della Space Shuttle Atlantis incontrò tre oggetti misteriosi che fluttuavano in una formazione triangolare vicino allo shuttle. Un membro dell'equipaggio descrisse l'oggetto come una struttura diversa da qualsiasi cosa avessero visto prima all'esterno della navetta. Quando la telecamera ha messo a fuoco le tre sfere, il commentatore del controllo a terra le ha liquidate come riflessi nell'obiettivo della telecamera. Tuttavia, i membri dell'equipaggio sono sembrati meno sprezzanti e hanno confermato di aver visto tre o quattro oggetti. Vale la pena notare che gli oggetti volanti non identificati sono stati osservati in vari casi e la NASA ha riconosciuto l'esistenza di questi fenomeni aerei inspiegabili. Sebbene questi filmati dell'incidente rimangano misteriosi, sono troppo vaghi per trarre conclusioni definitive sul fatto che stessimo osservando o meno degli esseri extraterrestri. Tuttavia è inquietante considerare che questi esseri potrebbero monitorarci mentre esploriamo lo spazio. Numero 10. La nube di Smith è una notevole nube di gas idrogeno situata nella costellazione dell'Aquila. Fu scoperta per la prima volta nel 63 da Gail Biggar-Smith, una studentessa di astronomia dell'Università di Leiden nei Paesi Bassi. Con l'aiuto della National Science Foundation, i radioastronomi hanno determinato che la nube di Smith ha una massa almeno 1 milione di volte quella del nostro Sole. Si estende su una lunghezza di 9.800 anni luce e una larghezza di 3.300 anni luce. La nube si trova inoltre a una distanza compresa tra 36.000 e 45.000 anni luce dalla Terra, ovvero circa 20 volte il diametro della Luna piena. Nonostante le sue dimensioni, la nuvola rimane invisibile a occhio nudo, ma la cosa inquietante è che si sta dirigendo verso di noi. Gli astronomi prevedono che la nube si fonderà con la nostra galassia tra circa 27 milioni di anni, in un punto specifico del braccio di Perseo. Questa collisione ha il potenziale per innescare un'esplosione di formazione stellare o la formazione di una superbolla di idrogeno neutro, che potrebbe potenzialmente fornire abbastanza gas per creare 2 milioni di soli. Numero 9. Non dicono sempre tutti che la posizione fisica del paradiso è nel cielo, mentre l'inferno è sotto di noi? Se seguiamo questa linea di pensiero, non implica che anche gli angeli esistano nel cielo? Durante una trasmissione in diretta della NASA, interrotta bruscamente dopo la comparsa di questa figura, è emersa una misteriosa apparizione. Questo è molto al di sopra della Terra, date le immense dimensioni della nostra galassia e dell'universo. Quando ingrandisci l'angelo, che inizialmente sembra essere solo un punto luminoso, accade qualcosa di strano. Qual è la prima cosa che noti? Rimarrai a bocca aperta davanti a quelle che sembrano ali, ma non quelle di un aereo o di un veicolo spaziale. Le ali sembrano essere attaccate a una figura umanoide. Pensi che questo sia un vero angelo? Se sì, dove sta andando? E da dove viene? Numero 8. Una teoria popolare è che Marte sia il luogo in cui si nascondono tutti gli esseri extraterrestri, ma se ospita una civiltà nascosta, dove risiedono? Alcuni credono di aver risolto il puzzle. Uno youtuber di nome Mundo Desconocido ha evidenziato nel 2016 la presenza di tre enormi torri sulla superficie del pianeta rosso, situato nella regione marziana della Terra Meridiani. Le torri presentano caratteristiche peculiari che inducono alcuni a credere che abbiano un'origine artificiale. Questa scoperta si aggiunge alla crescente lista di presunti ritrovamenti in cui sperano i cacciatori di alieni, vale a dire i resti di città e villaggi fortificati su Marte. Tuttavia, gli scienziati della NASA, che hanno dei rover attivi che esplorano la superficie, respingono queste affermazioni come semplici formazioni rocciose. Attribuiscono il fenomeno alla pareidolia, dove il cervello induce gli occhi a vedere oggetti familiari secondo schemi, come ad esempio i volti. Numero 7.
Recentemente, una foto specifica scattata su Marte ha catturato l'attenzione degli appassionati di UFO e di coloro che credono negli esseri extraterrestri. L'immagine analizzata ha portato alcuni a credere che mostri una figura umanoide vestita, in piedi su uno sperone roccioso e che funge da punto di vedetta. Un video intrigante suggerisce addirittura che una striscia di luce sul terreno potrebbe essere un percorso che conduce alla presunta casa di questa figura. Si dice inoltre che siano state condotte ulteriori ricerche su altre foto scattate lo stesso giorno dal rover Curiosity, in particolare il 31 maggio del 2015. Un'immagine scattata da un'angolazione leggermente diversa, utilizzando la telecamera di navigazione destra del rover, ha rivelato una parte delle ruote del rover nella cornice. Ciò ha consentito un senso di scala, indicando che se l'umanoide residente su Marte fosse reale, sarebbe alto come un ciottolo. Numero 6. Nel 2017, il cacciatore di alieni britannico John Craddock affermò di aver avvistato un oggetto misterioso durante una trasmissione in diretta della NASA, dopodiché la trasmissione fu improvvisamente interrotta per alcuni secondi. John, che guardava la trasmissione in diretta da anni, non aveva mai visto nulla di simile prima. Secondo lui, l'oggetto inizialmente sembrava piccolo e poi è cresciuto, impiegando circa 25 secondi. È convinto che questo avvistamento sia la prova della vita extraterrestre, poiché crede che nessun essere umano possa volare a quote così elevate, anche se questo incidente non è il primo del suo genere. Nel 2016 un evento simile si è verificato quando un oggetto è stato osservato appena sopra l'atmosfera terrestre, provocando l'interruzione della trasmissione della ISS. Tuttavia, si dice che la NASA abbia fornito spiegazioni per le interruzioni della trasmissione. In entrambi i casi hanno affermato che l'interruzione era dovuta a un problema tecnico e che non vi era alcun tentativo deliberato di nascondere nulla. È comprensibile che alcune persone lo trovino sospetto, ma è importante ricordare che i problemi e le interruzioni delle trasmissioni non sono così rari. Se la trasmissione in diretta fosse continuata, la NASA sarebbe stata probabilmente in grado di determinare la causa dell'interruzione e procedere con la trasmissione come al solito. Numero 5. Il rover lunare cinese Yutu-2, parte della missione Chang'e 4, ha fatto una scoperta straordinaria sul misterioso lato nascosto della Luna. Mentre il rover si preparava a fare un pisolino, si è imbattuto in una strana sostanza in un cratere che differiva significativamente dal colore della superficie lunare circostante. Un membro del team scientifico ha individuato il piccolo cratere attraverso la telecamera principale del rover e ha immediatamente allertato gli scienziati lunari. Affascinati da questa scoperta, i ricercatori hanno deciso di mettere temporaneamente da parte i piani originali del rover di spostarsi più a ovest ed indagare invece sul misterioso materiale. Yutu-2 si è avvicinato al cratere con cautela e si è concentrato sulla sostanza, provocando questa incredibile scoperta. Sebbene gli scienziati abbiano descritto la sostanza come simile al gel e di un colore insolito, per un momento hanno tenuto i dettagli nascosti. Alcuni ricercatori non coinvolti nella missione ipotizzano che la sostanza potrebbe essere vetro fuso, derivante dall'impatto dei meteoriti, ma non è stata tratta alcuna conclusione definitiva. Tuttavia, l'Agenzia Spaziale Cinese sottolinea che la missione Chang'e 4 continua a svelare i misteri del lato nascosto della Luna, che noi non vediamo sulla Terra. Numero 4. Nel settembre del 2002, l'astronomo dilettante Bill Young fece un'incredibile scoperta. Quello che inizialmente sembrava essere un nuovo asteroide in orbita attorno alla nostra Terra. Dopo ulteriori analisi, tuttavia, si è scoperto che questo oggetto, denominato J002E3, non era affatto un asteroide normale. Gli scienziati del Minor Planet Center conclusero rapidamente che la peculiare orbita di J002E3 suggeriva che fosse di origine umana. I ricercatori hanno intrapreso una ricerca per determinare l'origine dell'oggetto e hanno scoperto che era stato catturato nell'orbita terrestre nell'aprile del 2002, dopo aver precedentemente orbitato attorno al Sole in un percorso simile a quello della Terra. Ulteriori indagini hanno rivelato che J002E3 aveva originariamente lasciato l'orbita terrestre nel febbraio del 71. Un altro team di scienziati dell'Università dell'Arizona si è imbattuto in un indizio intrigante.
era ricoperto di vernice bianca all'ossido di titanio. Ciò ha portato alla conclusione che J00283 era molto probabilmente il terzo stadio di un razzo Saturn V dell'era delle missioni Apollo. Il razzo Saturn V ha svolto un ruolo cruciale nel lancio degli astronauti dell'Apollo sulla Luna e della stazione spaziale Skylab nell'orbita terrestre. Il terzo stadio, noto come SIVB, misurava circa 18 metri di lunghezza. Dopo aver rilasciato la navicella, l'SIVB orbiterebbe temporaneamente attorno alla Terra prima di essere riacceso per inviare il suo hardware su una traiettoria verso la Luna. Sorprendentemente, J00283 finì in un'orbita insolita attorno alla Terra, supportando la teoria secondo cui proveniva originariamente da qualcosa di extraterrestre. Numero 3. Un recente documentario ha sollevato delle affermazioni affascinanti su Venere, il nostro pianeta vicino situato intorno al Sole. Ciò suggerisce che Venere potrebbe potenzialmente servire come base nascosta per gli esseri extraterrestri o addirittura come avamposto segreto per la NASA. Ciò che rende il documentario così intrigante sono le immagini che raffigurano delle strutture misteriose sulla superficie accidentata di Venere che potrebbero indicare la presenza di forme di vita intelligenti. La NASA ha sempre descritto Venere come un luogo inospitale, con un caldo estremo e venti potenti che lo rendono uno degli ambienti più ostili del nostro pianeta solare. Tuttavia, il documentario combina le immagini della NASA con le riprese di una navicella spaziale giapponese per dimostrare che su Venere sembrano esistere delle strutture perfettamente rettangolari. Il narratore del documentario sottolinea la natura misteriosa e segreta di Venere, di cui raramente si parla. Alcuni credono che questa segretezza sia intenzionale. Secondo la NASA, Venere un tempo era un pianeta potenzialmente simile alla Terra, ma si è trasformato nel mondo inospitale che è oggi, con temperature abbastanza calde da sciogliere il piombo, a causa di un effetto serra estremo. Tuttavia, sembrano esserci delle aree su Venere che potrebbero potenzialmente ospitare la vita, con delle strutture osservate nei crateri bianchi del pianeta. Queste strutture suggeriscono che dietro di esse potrebbe esserci un design intelligente, data la loro simmetria e la natura elevata. Alcuni ipotizzano che queste strutture potrebbero essere resti del passato, quando Venere avrebbe potuto essere più ospitale per la vita. Inoltre, a causa della mancanza di attenzione da parte dei media su Venere, è considerato un potenziale luogo ideale per delle basi segrete, aggiungendosi ai misteri che circondano questo pianeta vicino. Numero 2. Il 3 febbraio dell'84 iniziò la missione STS-41B dello Space Shuttle Challenger, che avrebbe prodotto uno dei momenti spaziali più iconici di sempre. Qui vediamo un astronauta di nome Bruce McCandless, che fluttua liberamente sopra la Terra durante la primissima passeggiata spaziale senza vincoli. Bruce faceva parte dell'Astronaut Group 5 della NASA, insieme a Vance Brandt, il comandante della STS-41P. Ciò che ha reso questa missione così speciale è che sia il 7 che il 9 febbraio Bruce e il suo collega Robert Stewart si sono avventurati nello spazio senza alcun collegamento con lo Space Shuttle. Lo hanno fatto utilizzando un dispositivo chiamato Manned Maneuvering Unit o MMU. La MMU misurava circa 84 cm di larghezza, 71 di profondità e 127 di altezza. Aveva un telaio in alluminio con due serbatoi riempiti di azoto, avvolti nel Kevlar. Questo propellente ha fornito loro l'energia sufficiente per delle passeggiate spaziali, nella durata di oltre 6 ore. Bruce e Robert hanno viaggiato a circa 100 metri di distanza dalla navetta diverse volte durante le loro passeggiate spaziali. Il tutto mentre loro e la navetta si muovevano ad una velocità sbalorditiva di quasi 29.000 km/h attraverso lo spazio. All'interno, il resto dell'equipaggio monitorava attentamente i loro movimenti. Ma immagina cosa potrebbe accadere se si allontanassero troppo. Fortunatamente, Vance aveva un piano per manovrare la navetta per raggiungerli, con l'obiettivo di riportare gli astronauti all'interno della stiva di carico dello shuttle. Lì potevano usare gli appigli per aggrapparsi e tornare in sicurezza alla navetta. Tuttavia, l'idea di fluttuare nello spazio indefinitivamente è decisamente agghiacciante, non credi? Numero 1.
la teoria della cospirazione satellitare del Cavaliere Nero ha guadagnato popolarità negli ultimi tempi ed è una storia che stimola la nostra immaginazione. Secondo questa teoria, esiste una misteriosa navicella spaziale extraterrestre in orbita quasi polare attorno alla Terra, mentre la NASA cerca attivamente di mantenerne segreta l'esistenza e l'origine. Questa teoria combina varie storie non correlate in un'unica narrazione generale. Una foto scattata durante la missione STS-88, che secondo alcuni mostra il satellite Black Knight, è classificata dalla NASA come immagine di detriti spaziali. Secondo gli appassionati di cospirazioni su UFO, si tratta di un satellite artificiale di origine extraterrestre che orbita attorno alla Terra da circa 13.000 anni. I primi indizi legati alla teoria del satellite ruotano principalmente attorno ai misteriosi segnali radio. Durante la missione STS-88 del 98, la NASA ha rilasciato una serie di immagini che mostravano un misterioso oggetto nero sospeso sopra la Terra, in orbita attorno al nostro pianeta. Ma torniamo all'anno 1899, quando il famoso inventore Nikola Tesla rilevò dei segnali particolari, presumibilmente provenienti dallo spazio. Tesla notò questi insoliti segnali radio e ipotizzò addirittura che potessero provenire da una civiltà extraterrestre intelligente. Tuttavia, il giornalista spaziale James Oberg suggerisce che è più probabile che si tratti solamente di detriti di una coperta termica perduta durante una missione spaziale. Credi che esistano gli alieni? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.